Vuoi farmi un cerchio perfetto? Che io non so se ne sono in grado. Addirittura? Beh, c'è la birra, potresti usare quella come cazzo, epicentro. Cioè, una scritta un po' anni 70. E questo qua è nato perché appunto stavamo ascoltando tanto rap. E poi dopo, sai, ti ascolti tutte le figate, Kendrick Lamar, cioè, Vince Staples, cioè tutte le figate che vuoi, però alla fine poi abbiamo messo su Battisti, quel giorno divento... Cazzo sciolti. Però Battisti, eh. E allora abbiamo detto, però che figata fare un pezzo così. Poi ci siamo guardati e abbiamo detto, vabbè, oh, proviamoci, cioè, pensando che non saremmo mai riusciti a far convivere Battisti con le nostre cose. Invece abbiamo messo, scritto due cose, abbiamo via due cose che potevano avere senso, abbiamo... Mani sul pianoforte, due accordi e in una mattinata l'abbiamo fatta. Più o meno. Sì, sì, anche lì era. Abbiamo preso il quaderno e sapevamo. Eravamo a Milano soli, Milano deserta. Sì, poi sapevamo che sarebbe uscito in inverno, quindi anche da lì il nome. Abbiamo cercato, per quanto era estate, 2000 gradi, fuori solo i grilli, per quanti grilli ci siano a Milano, comunque c'era. Un paio più o meno. Un paio, però facciamo un casino. Madonna. E quindi insomma abbiamo già scritto una cosa che poteva avere senso anche poi da ascoltare in inverno, quindi con un po' di malinconia, un sapore un po' più malinconico. E sì, ci siamo proiettati un po' nell'autunno, quello che era il nostro ricordo dell'autunno. Sì, in realtà abbiamo scritto d'estate un EP che avremmo voluto che la gente ascoltasse d'inverno ripensando all'autunno. Esatto. Questo è un po'... È un viaggio un po' malato, ma... Quattro stagioni. Eh sì, come la pizza, sì. Ma diciamo che volevamo dare un'idea di cose che hanno a che fare con il coma. Ecco, e saranno più cose che hanno a che fare con il coma, quindi coma cose. In realtà appunto lavoravamo insieme e a fine serata si parlava cosa facciamo, cosa non facciamo, ma sì dai, lei poi ha scoperto che in realtà non sapevi che facevi, che io facevo musica. No, io non sapevo. No, fatta così, proprio... Sì, e in realtà poi all'inizio infatti era più un tentativo, cioè gli ho detto ma boh, magari proviamo a fare qualche ritornello, cantato, e ci stava, funzionava e quindi l'idea è quella di essere molto liberi. Vogliamo divertirci in primis e adesso ci stiamo divertendo, perché se ci viene in mente di fare un pezzo magari metal, sì, non lo facciamo. Però però ci piacerebbe. Boh, sennò staremmo facendo i baristi sui navigli probabilmente. O i falegnami forse. Sì. Ho fatto il falegname io per un paio d'anni. Cioè, ci ho provato, diciamo. Sono da apprendista. Mi divertiva molto. Sì, poi non essendo noi videomaker veri e propri, comunque... Ma sì, magari... lì appunto anche lì abbiamo detto vogliamo fare tutto noi. Noi facciamo tutto noi, cioè tipo le fotografie insieme le facciamo noi in casa e ci scontorniamo e ci mettiamo un po' in prospettiva. E adesso stiamo lavorando a due canzoni che usciranno a breve. Una su maggio e una su giugno-luglio, crediamo, speriamo. E poi abbiamo sì in previsione di fare un tour estivo e metterci a lavorare al disco quanto prima. Speriamo di riuscire, diciamo, in autunno prossimo a rinchiuderci da qualche parte in mezzo alle colline o alle montagne e lavorare al disco. Sono le rose queste, no? Belle le tue biciclette. Questa che Roberta? Sì. Biciclette nostalgia. Qual è il colore della nostalgia? Azzurra celeste nostalgia. Ah, beh, facciamo un azzurro e una rosa? Come i bambini? Coca sì. Zero, cosa facciamo? A lattina? Sì. Ok. Come si fa a fare la lattina di Coca Zero? Beh, scriviamo zero. Coca Zero è nera, no? Scriviamo zero. Ma la calorie, come si scrive calorie? C, tipo? 0C. K. 0K, cioè 0 soldi praticamente. Zero calorie. Conoscere gli appartenersi, conoscere gli appartenersi. La pizza, va al trancio. Pizza al trancio. Vai, fai tu. Non ho fatto come c'è la pizza. Sì. Una bugia, vuoi disegnarla? Una bugia. La bugia esiste, la bugia è il portacandele.
Beh, direi che ci siamo. Facciamo una cornice intorno. No, aspetta, aspetta, andiamo. Rosso? Beh, i colori psichedelici, direi che questo. Bello, perfetto. Se lo appendessero in un asilo non si noterebbe la differenza. In un asilo sta benissimo. Vero? Ah, tu hai fatto proprio una gamma cromatica. Potevo farlo anch'io, scusa. Beh, puoi fargli la sfumatura. Beh, io intanto faccio la cornice che mi dà un senso di... Di pulito? Sì. E come fai con la... Con la bugia? E lei sborda fuori. Ne apro una da 66. Oh. Gli occhi tristi. E gli occhi tristi. E ce n'è ancora da fare. Cosa facciamo? Gli occhi, vuoi fare gli occhi tristi o... Battisti facciamo. Cazzo, Battisti è difficile. Niente male. Yeah. È tipo orso. Ne apro una da 66. Che poi sono gli anni di mio papà. Aveva gli occhi tristi.